Amici di Moto.it, ciao a tutti dallo stand Valenti. Su YouTube ci hanno chiesto tantissime persone di vedere le nuove Valenti presentate a Milano e per farlo non potevamo prendere una persona a caso, ma prendiamo Valenti, Enzo Valenti, che le costruisce, le fabbrica e le idea, perché sono moto con dei concetti molto belli per degli essere di 50. Quindi Enzo, ti chiedo le novità della gamma 50 Enduro e Motard. Praticamente quest'anno abbiamo rinnovato tutta la linea estetica con grafiche e colori e abbiamo dotato la moto di un nuovo silenziatore più funzionale a livello di sporcizia, ecco, perché il vecchio lasciava troppo deposito di olio su parafango e freccia. Esatto, perché ragazzi, quando si parla di racing, Enzo Valenti la sa veramente lunghissima. Posso anche raccontare un aneddoto: io ho cominciato a fare motocross nel 90 proprio grazie a Enzo Valenti, che mi dava una mano sui campi di gara con le Suzuki RM. Adesso partiamo quindi dalla gamma Enduro, abbiamo la RM50 con le nuove grafiche, poi la versione Enzo, questa è la versione proprio top di gamma più racing? Quella è la top, è quella, okay, il modello race 50, poi abbiamo il modello Enduro normale. Il modello race non ha miscelatore, quindi è per fare il fuoristrada vero con due radiatori, mentre il modello Enduro ha il miscelatore e un radiatore solo. Eccola qua, Luca la sta inquadrando, e poi passiamo a sinistra alle due Super Motard, di cui ti chiedo le differenze tra la bianca e la gialla. Ma è solamente estetica. Allora, la bianca è bianca con telaio color naturale, quindi color alluminio, mentre la gialla ha il telaio anodizzato nero. Perfetto, adesso richiamo Luca all'ordine, perché oltre alle 50 c'è la novità assoluta del salone qui a Milano, che è una 125 che non si era mai vista, quattro tempi. Esatto, sì, è il nuovo SMZ 125, questa è la versione R, e praticamente R per noi sta top di gamma, è dotata appunto di forcella completamente regolabile, compressione, estensione e molla. L'ammortizzatore è lo stesso discorso, e in più ha tutta l'estetica nuova come la RMZ 450 2018. Ah, però, e poi motore tosto, lo vedo, un motore sportivo, motore di origine Derby, sì, con testata bialbero, quindi un motore che gira molto alto. Esattamente, no, un motore che gira anche in alto, però ha anche dei bei bassi, chiaramente per quello che è un 125 quattro tempi, però è un motore molto molto brillante e infatti è al limite dei 15 cavalli ammessi per legge. Senti, facciamo sognare un po' i sedicenni. Sai dirmi quando arriva sul mercato e a che prezzo? Allora, arriverà a aprile a un prezzo indicativo di 5.600 euro. Ragazzi, complimenti a Enzo Valenti. Adesso le Valenti finalmente ve le abbiamo fatte vedere. Commentatele qua su YouTube sul canale di Moto.it.